È il momento di Andrea Pirlo, l'uomo arrivato da Milano, colui che aveva vinto tutto con la maglia rossonera, colui che probabilmente a San Siro ancora rimpiangono, il maestro d'orchestra della formazione campione d'Italia, il regista, un giocatore forse l'unico ad essere paragonabile a Xavi, lo spagnolo che in quel ruolo è probabilmente assieme ad Andrea Pirlo il migliore del mondo. Attenzione, ora al lancio meraviglioso di Pirlo alla rete di Lichtsteiner, ma il pallone di Pirlo è esattamente ciò che si intende per gioco del calcio. Quando quel pallone finisce tra i piedi di Andrea Pirlo, ecco che la Juventus come d'incanto si accende. Andrea Pirlo, semplicemente maestoso questo giocatore, in traffico con due avversari addosso, riesce sempre a fare la cosa giusta. Quando uno dà la palla a Pirlo è come darla in cassaforte, lui in qualsiasi zona del campo si trovi, riesce sempre a districarsi, a driblare l'avversario e a servire il compagno smarcato, è un punto fermo, giocatore direi imprescindibile. Chiaramente quando a centrocampo c'hai un genio come Andrea Pirlo, davvero in formissima, uomo squadra della Juventus, tutto gira meglio. Sicuramente migliore in casa. Piede magico di Andrea Pirlo. Infonato però dalla caparbietà e dalla capacità immensa tecnica di Andrea Pirlo. Ma non è una novità, Pirlo è veramente il metro uno di questa squadra. Questo pallone è capitato letteralmente col compasso da Andrea Pirlo. Un lancio filtrante di chi? Di Andrea Pirlo. Ovviamente di Andrea Pirlo, e anche questo un servizio incredibile di Andrea Pirlo sulla testa del proprio capitano. Effettivamente sembrano palloni portati con le mani da Pirlo. Finta assolutamente sublime di Andrea Pirlo. Gestisce bene Pirlo, pallonetto in aria. Pirlo su Sissé, ancora una volta un controllo maestoso da parte di Andrea Pirlo, che mette ordine nella propria squadra. E chi cattura il pallone? Naturalmente Andrea Pirlo. Naturalmente da quelle parti gravita Andrea Pirlo, che riesce come al solito a rendere le cose difficili e facilissime in mezzo a un numero di avversari. Scambia rapidamente il pallone con i compagni di squadra e riesce, ripetiamo, a ottenere il possesso di palla per la formazione bianconera. Poi Pirlo, ancora lui, con la sapienza dei grandi, perde il pallone, lo lancia verso Marchisio. Pescato Marchisio, finta ancora una volta, veramente incredibile di Pirlo, che ha dato modo a Magri di arrivare in piena velocità col pallone tra i piedi all'area di rigore avversario. Altra giocata di Pirlo di grandissima classe, questo giocatore non finirà veramente e mai di stupirci. È in fase di interdizione, è in fase di impostazione, è in fase di rifinitura, si tratta di un fuoriclasse vero e proprio, possiamo dirlo. Lampi di genio anche senza lampada, Juventus in vantaggio, Pirlo su punizione, passaggio illuminante, raso terra per Vucinic che ha capito l'intuizione del compagno. Movimento Pirlo che con la solita classe e la solita eleganza di cui intenzionalmente in movimento della compagna di Milano di Andrea Pirlo, poi la solita giocata lussuosa di Andrea Pirlo che disimpegna al meglio all'interno della propria metà campo. Lunghissima giocata di Pirlo. Girando la barriera da sinistra, pallone che si è insaccato placido alle spalle dell'immobile Kocinski. Chiellini per Pirlo che calamita letteralmente tutti i palloni, e sono passati solo 5 minuti, ne avrà toccati già una decina l'ex del Milan. Pirlo che cattura. Andrea Pirlo nella posizione giusta, al momento giusto, con l'idea giusta. Pirlo.